Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri grande giornata per l'eSport italiano, infatti il nostro Obrun si è aggiudicato la prima Cash Cup di quest'anno per quanto riguarda il circuito competitivo di FC25. In tanti mi avete chiesto le tattiche, il modulo che ho utilizzato, mettetevi comodi perché oggi vi vado a raccontare per bene come l'ha cucinato. Per quanto riguarda la formazione, amici, è un ritorno al passato, infatti si tratta del 4-2-3-1, quello con i tre trequartisti centrali, quindi COC, alle spalle della punta, una formazione che praticamente era la più diffusa in competitivo fino a FIFA 18, FIFA 19, poi c'è stato un po' un ricambio generazionale tra 4-4-2, 4-3-2-1, eccetera, ed è una formazione molto divertente da utilizzare, perché ci permette di poter essere sia coperti in fase difensiva, sia di gestire molto bene le ripartenze in fase offensiva. La cosa importante è quella di cercare di non perdere palla quando si sono alzati troppo i terzini, e poi vedrete il perché. Formazione che poi abbiamo visto utilizzare alla perfezione al nostro Franco, che con quelle pallette lì alla ricerca di Drogba, tra una sponda, un colpo di testa e un power shot, ha fatto veramente meraviglie. Sul profilo di Exceed trovate nei reel delle clip dei gol che ha fatto Franco, se volete farvi un'idea. Una formazione che quindi ci dà la possibilità di essere molto versatili. Ora io ho una premessa gigante che vi faccio, è che un modulo, come poi lo andrete a vedere, è fatto in una maniera particolare. Di conseguenza, se potete avere delle difficoltà, è legittimo, non avvilitevi, provatelo fino a quando proprio magari non arrendete le vostre speranze, dite bandiera bianca, non lo riesco ad utilizzare, perché ovviamente Franco c'ha delle maniche, c'ha un talento che a noi non appartiene. Quindi andiamoci a vedere adesso quali sono le tattiche di questo modulo. Come al solito vi lascio il codice qui sotto in descrizione e passiamo subito a quella che è lo stile della costruzione della manovra, che è uno stile di costruzione della manovra equilibrato in questo caso, perché voglio andare a gestire la manovra in maniera tranquilla, senza che i giocatori mi partano da soli in contropiede o che cerchino di andare a proporsi troppo per quelli che sono magari degli scambi ravvicinati tra i giocatori con passaggi corti. Invece con equilibrato vado io praticamente a gestire la situazione in tutto e per tutto, sia per quanto riguarda quelli che possono essere dei lancetti corti o anche quelli che possono essere lanci in profondità di prima con L1 triangolo. Mentre per quanto riguarda la linea difensiva, un approccio equilibrato con 50 è quello che ci permette di poter essere un po' più bilanciati per gestire soprattutto le azioni dei contropiede dei nostri avversari, che altrimenti, sorprendendoci con la linea troppo alta, possono andarci a creare dei problemi per quanto riguarda appunto i lanci di cui parlavo in precedenza. Andiamo a parlare dei ruoli dei giocatori e soprattutto della scelta dei giocatori, perché qui è centrale. Allora, per quanto riguarda i ruoli, abbiamo come al solito il portiere fuori dai pali, e io vi ricordo che per quanto riguarda i ruoli non dovete essere schiavi dei ruoli plus o dei ruoli plus plus, fregatevene, ma pensate piuttosto a come volete giocare voi. Tanti giocatori in questo modulo li vedete senza i ruoli plus o i ruoli plus plus. Anche io, come al solito, nei miei utilizzo giocatori che non hanno magari il ruolo plus o plus plus, perché voglio che faccia quella determinata cosa, basta che la fa perché gli compete nella sua posizione di gioco, e quello è la cosa fondamentale. Per quanto riguarda i due difensori, li andiamo a giocare entrambi con difensore su difensivo. Questo perché vogliamo che i nostri due difensori centrali siano l'ultimo baluardo all'interno dell'area di rigore, mi facciano densità e mi aiutino ovviamente a prevenire delle conclusioni pericolose. Per quanto riguarda i due terzini, qui già abbiamo una prima novità, perché i due terzini, rispetto a quelle che sono le formazioni che ad esempio vi ho portato anche io in precedenza, hanno terzino di spinta, quindi sono due terzini molto offensivi. Come potete vedere da questo grafico, praticamente diventano delle ali aggiunte, andando a riempire tanto quella che è la densità del nostro attacco, per cui quando perdiamo palla in una situazione, come vi dicevo in precedenza, dove abbiamo giocato col terzino e l'azione non si è risolta bene, partono poi in contropiede gli avversari, dobbiamo essere bravi a gestire questa situazione di crisi, ecco, diciamo delicata, dove la squadra non è messa bene. Però i terzini di spinta sono fondamentali perché aiutano a dare un'opzione in più e a distogliere poi l'attenzione da quelli che sono i giocatori che stanno effettivamente costruendo l'azione, che sono i tre trequartisti che poi andiamo a vedere, e anche uno dei due mediani che viene a dare una mano con i lanci. Quindi questo per quanto riguarda i due terzini.
I due centrocampisti, come al solito, devono fare da schermo, ragazzi. C'è poco da fare, soprattutto in una formazione come questa, dove a un certo punto rischiamo di perdere i terzini. Centrocampista di contenimento con difensivo davanti la difesa, in maniera tale, vedete, da fare schermo ed avere sempre almeno 4 giocatori per vie centrali, in maniera tale che se manca il terzino è facile magari andarsi a prendere uno dei due centrocampisti e allargarsi per andare a coprire la zona di campo che è stata scoperta. Per quanto riguarda invece il trequartista centrale, gli andiamo ad utilizzare regista. Il regista è fondamentale perché con bilanciato abbiamo un giocatore che rimane praticamente a ridosso dell'area di rigore e il nostro perno di riferimento per poi lanciare sia la punta sia gli altri trequartisti a allargare il gioco. Quindi diciamo che questo è un ruolo molto delicato e sarebbe preferibile avere un giocatore che ha il lancio plus come playstyle, quindi il playstyle plus dell'L1 triangolo. Ad esempio Franco addirittura si è presentato con Bruno Fernandes base, vista la moria di giocatori con quella caratteristica in quel ruolo lì. Però ovviamente anche se avete un giocatore che bene o male, pur non avendo il plus, cioè l'argento, i lanci li fa bene, va benissimo. Per quanto riguarda invece i due giocatori che stanno un po' più larghi, fanno i trequartisti laterali, abbiamo attaccante ombra con attacco a sinistra e attaccante ombra con attacco anche a destra. Questo perché così andranno a avvicinarsi maggiormente alla punta non stando sulla stessa linea. E soprattutto una cosa importante che vi vanno a fare questi trequartisti è andarsi a avvicinare all'attaccante. Andandosi a avvicinare all'attaccante aiuteranno maggiormente a dare fastidio alla linea difensiva avversaria, creando una minaccia. Mentre per quanto riguarda l'attaccante, è il nostro perno fondamentale di riferimento e lo andiamo ad utilizzare con attaccante avanzato offensivo, perché deve stare lì, deve andare ad occupare quella porzione di campo all'interno dell'area di rigore. Alle volte magari viene leggermente fuori, favorisce un inserimento del trequartista, però di base deve stare lì. Quindi una formazione che, come potete vedere, praticamente si trasforma in un assetto molto offensivo quando andiamo ad attaccare, e questo ha permesso al nostro Franco di fare veramente una caterva di gol. Ha rifilato praticamente 7, 8, 9, 10 gol a tutti per la durata del torneo, che ha praticamente dominato dalla prima fino all'ultima partita. Quindi questa formazione è molto molto divertente, molto particolare, ma va maneggiata con cura. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, iscrivetevi al canale per non perdervi contenuti come questo, e sono in live poi tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questo modulo e fate qui sotto i complimenti al nostro Franco per la vittoria di questo torneo. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da Vossi Beroschi e a presto. Ciao!